interessanti punti che ci ha fornito anche in relazione appunto a cosa significa cluster, anche un po' delle traiettorie di sviluppo dei cluster, che non sono degli oggetti statici, diciamo. I cluster sono degli elementi molto dinamici in termini di partenariato che linee diciamo, di sviluppo delle loro attività. Una cosa di servizio per ragioni anche legate al tempo, perché siamo partiti anche più tardi, qualche relazione, spesso io diciamo, siamo un po' allungati, inviterei adesso anche il relatore possibilmente a tenersi nei tempi. Poi il coffee break lo facciamo come open, per cui conviene chi vuole andarsi a fare un caffè invece di fare una pausa diciamo organizzata, perché piegheremo se noi perderemo ancora un po' di tempo. Uno può andare tranquillamente qui fuori a farsi il caffè quando vuole. Quindi passerei rapidamente adesso a dare la parola al dottor Massimo Iannetta, con molto piacere, diciamo che è un collega dell'Enea e capo di questa unità tecnica che si chiama Sviluppo Sostenibile e Innovazione dei Sistemi Agroindustriali, cioè dell'Università d'Atene, che ci parlerà di questa nuova iniziativa molto importante del CSA. Prego Massimo. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per avermi invitato in questa occasione di confronto molto importante. Infatti ringrazio Andrea Freschi che ha un po' organizzato tutto, ma che per l'ospitalità Francesco Cillini. È un piacere sempre tornare in Basilicata, anche perché è l'occasione per vedere amici, colleghi con i quali abbiamo frequentato l'università. E il percorso che abbiamo fatto poi ognuno per anche attitudini, tipologie diverse, però ci ha ricondotto oggi ad un obiettivo comune, che è quello di mettere insieme tutta una serie di competenze, di infrastrutture, quindi di facility, per traguardare quella che è appunto la sostenibilità e la competitività del sistema, delle imprese sul territorio. Questo è il tema che mi è stato affidato, cioè raccontarvi alcune esperienze che abbiamo fatto proprio nell'interlocuzione che comunque sempre ci deve essere tra la domanda e l'offerta di innovazione. Io vengo dalla Casaccia, quindi da uno dei centri più grandi che abbiamo in Italia, un centro di ricerca che ovviamente si occupa di tanti temi, però proprio questo ci consente anche di integrare più competenze e di fare sinergia anche su temi di ricerca industriale. Siamo collegati con il centro della Tesaia qui a 20 km praticamente, perché anche lì abbiamo un gruppo che si occupa di biotecnologie e di agroindustria, quindi abbiamo una sorta di coordinamento programmatico. Io sono il responsabile di questa unità tecnica che ha al suo interno quattro grosse aree di competenza: quella delle biotecnologie verdi, quella della gestione sostenibile degli agroecosistemi, c'è una terza sulla qualità, sulla sicurezza, sulla rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, e poi infine un'ultima che è sulla innovazione di processo e di prodotto. Ora, quando noi parliamo di innovazione, dobbiamo anche capire come ci posizioniamo a livello europeo. Nelle performance che riguardano l'innovazione, e siamo al di sotto della media europea. Come vedete abbiamo una moderata propensione all'innovazione. Quello che c'è da dire è che nel corso degli ultimi anni, dal 2011 al 2013, i rapporti di collaborazione tra le imprese e la comunità scientifica per le imprese agroalimentari è circa il doppio rispetto alle altre imprese del settore manifatturiero. Cioè, questo significa che nonostante il tessuto imprenditoriale del settore sia costituito prevalentemente da piccole imprese, c'è una grossa spinta, soprattutto in termini di innovazione incrementale, poco in termini di innovazione radicale, e di internazionalizzazione. E questo spinge le imprese ad avere sempre più rapporti con il mondo della ricerca.
Se poi ci riferiamo al tema che è l'oggetto di questo convegno, cioè il tema della bioeconomia, allora dobbiamo far riferimento all'eco innovazione, quindi a quello che è un approccio all'innovazione sostenibile. E qui abbiamo un altro indicatore che è il frutto di un'integrazione, di una media pesata di indicatori relativi a 5 aree tematiche. La prima area tematica fa riferimento agli input di eco-innovazione, quindi la spesa pubblica di ricerca e sviluppo nel settore ambientale ed energetico in termini percentuali sul PIL, al totale degli occupati nel settore della ricerca e sviluppo e agli investimenti in green energy stage, termini di euro per abitante. Poi abbiamo le eco innovation activities, cioè l'innovazione per la riduzione dell'uso delle risorse materiali nei processi produttivi, l'innovazione per la riduzione dell'uso dell'energia nei processi, il numero di imprese con certificazioni ambientali. L'altra area tematica che va considerata è l'eco innovation output, cioè i brevetti di eco innovazione, gli articoli scientifici, la copertura mediatica del tema. Nella quarta area sulle resource efficiency outcomes, cioè la produttività delle risorse materiali, l'energia e l'acqua in termini di PIL per consumo di materia, anche di emissioni di CO2, e infine le socio-economiche outcomes in termini di export, di occupazione e di fatturato nel settore verde. Quindi anche qui abbiamo, attraverso questo indice, un posizionamento dell'Italia a livello europeo che si colloca leggermente al di sotto della media europea, vedete la banda in rosso rispetto a quella in grigio, con uno score di 95 punti rispetto ai 100 della media europea. Ora, quali sono gli strumenti che noi utilizziamo per cercare di favorire queste performance nel settore dell'innovazione? Cerchiamo di incoraggiare la partecipazione delle imprese ai bandi nazionali europei. Questo è un lavoro ormai che ci impone anche la Commissione europea attraverso i bandi, quindi le imprese piccole, medie, grandi, purtroppo il parlare delle piccole e medie sappiamo che è legato anche alle performance economico-finanziarie che molto spesso non consentono la partecipazione ai progetti. Comunque questo è un lavoro che si sta facendo già da un po' di anni. L'attivazione di reti di impresa, di networking interregionali e internazionali, la creazione di nuove imprese, qui abbiamo ovviamente degli strumenti anche normativi ma poco utilizzati e poco attivi a livello nazionale, a livello regionale, e poi favorire l'investimento in ricerca e sviluppo da parte delle imprese. Finalmente sembra che con il nuovo anno entrare in vigore il credito d'imposta per quelle imprese, dopo tanti annunci, per quelle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo con le università, con gli enti pubblici di ricerca. E questo sicuramente può essere un volano per le imprese nel incrementare la collaborazione con gli enti di ricerca e le università per sviluppare innovazione. Ora, tutto questo, questa integrazione tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese a livello nazionale, lo abbiamo avviato con la partecipazione all'interno della piattaforma europea Food for Life, un'iniziativa europea che ha visto nascere di piattaforme a livello nazionale, e la piattaforma ha avuto una guida legata al mondo delle imprese, quindi della rappresentanza del mondo delle imprese, in particolare per l'Italia, la Federalimentare, noi abbiamo svolto il ruolo di Cocerma insieme ad altri attori. Quello che è stata un po' una palestra per mettere insieme la domanda di innovazione con l'offerta di innovazione, perché c'è stato un confronto fitto di circa 2 anni tra le imprese che hanno partecipato ai lavori della piattaforma e gli enti di ricerca e le università. Da questo confronto nasce l'agenda strategica al 2030, che è stata un po' il riferimento per attivare nel 2012 sul bando del MIUR
il cluster nazionale, il cluster tecnologico nazionale sull'agroalimentare, di cui abbiamo parlato anche ieri nella giornata che si è svolta a Matera. Questo cluster tecnologico ha avviato tre progetti nazionali su questi tre temi: sono nutrizione e salute, sicurezza alimentare e sostenibilità. Ora ovviamente il cluster ha un suo piano strategico e ha l'obiettivo di collegarsi sia a livello europeo con le altre piattaforme, ma anche a livello regionale con le realtà che a livello regionale stanno ovviamente stanno sviluppando. Abbiamo sentito il cluster padano. Mi sembra che la giornata di oggi sia anche una buona premessa per l'implementazione di un cluster regionale qui in Basilicata, vista la alta percentuale presenza di enti di ricerca per l'università, quindi la possibilità di aggregare una offerta di innovazione estremamente importante per le imprese del territorio. Questo cluster ovviamente deve integrarsi in un processo di simbiosi industriale con altri cluster, in particolare parlando di bioeconomia, nel cluster della chimica verde, ma è importante anche l'integrazione con il cluster sulla scienza della vita, il cluster sulla fabbrica intelligente e quella sulle smart community. Qual è l'obiettivo principale che deve avere questo cluster? Sicuramente quello di posizionarsi come soggetto che svolge una funzione di intermediazione importante tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Proprio un approccio che deve essere prevalentemente continuato, quindi partire da quelle che sono le esigenze delle imprese sul territorio. E qui sappiamo bene qual è il percorso che dà un'idea, da un concept che nasce da un'esigenza sul territorio, poi arriva ad una fase di dimostrazione, di prototipo, ma molto spesso si ferma qui, non riesce ad arrivare sul mercato. Ecco, il lavoro che a mio avviso è veramente importante, che faccia un cluster, è quello di supportare le imprese affinché si arrivi sul mercato, che l'innovazione possa trovare uno sbocco efficace sul mercato. E questo è quello che stiamo cercando di fare anche all'interno delle traiettorie tecnologiche che abbiamo delineato all'interno del cluster nazionale, perché una di queste è proprio legata al trasferimento tecnologico, ma un trasferimento che tenga conto delle esigenze all'interno di tutta la filiera e anche tra ovviamente settori e ambiti di ricerca diversi rispetto a quello specifico del settore agroalimentare. E per fare tutto questo abbiamo bisogno proprio di un salto culturale che in qualche modo stiamo cercando di fare tutti quanti insieme. E intanto parlare di bioeconomia ci serve a fare un passaggio importante, cioè tra quelle che sono le tecnologie convenzionali alle best available technologies nel campo dell'innovazione, cioè quindi quelle tecnologie cosiddette verdi che in qualche modo favoriscono un processo legato alla sostenibilità e alla competitività delle imprese in questo settore. E il centro servizi che noi abbiamo costituito all'interno dell'Enea, ovviamente l'abbiamo fatto non da soli, ma l'abbiamo fatto con Federalimentare, che è la federazione che a livello nazionale raggruppa le imprese del settore agroindustriale, l'abbiamo fatto con Confagricoltura, che invece è l'organizzazione che raggruppa le imprese agricole sul territorio, e con un consorzio che è un incubatore di imprese. Ma questo centro servizi rappresenta un po' una filosofia con la quale tutti quanti insieme poi dobbiamo integrare le competenze, le capacità sui territori, e quindi da solo l'Enea non ha la capacità di
determinare un'offerta di servizi adeguata per il mondo delle imprese. Quindi necessariamente dobbiamo creare valore aggiunto attraverso l'integrazione. Se è possibile fare vedere un attimo un filmato che in 3 minuti vi spiega cos'è questo centro servizi avanzati. No, devi chiudere la, questa presentazione e aprire. Ricchezza, salute, cultura, orgoglio nazionale. Sono oltre 1.600.000 imprese agricole. Quasi 70.000 imprese industriali. Con 900.000 posti di lavoro tra imprese agricole e industrie alimentari. Un fatturato di quasi 270 miliardi di euro. Un export di 25 miliardi, il 17% del prodotto interno lordo italiano. La ricerca che fa competere la qualità. Adesso vi illustro 4 esempi che sono un po' legati a questa esperienza del centro servizi. Sì, possiamo ripartire da questa slide. Sono 4 esempi che fanno riferimento appunto alla costituzione di un'impresa innovativa a partire da una startup dell'Enea. Un esempio di ricerca collaborativa con la Granarolo, un esempio di sostegno alla domanda di innovazione per le aziende farmaceutiche e una rete pubblico-privata che è legata a un spin-off dell'Enea Ecoinnovazione. Ecco, questa impresa innovativa si chiama Fenofarm, nasce nel 2009 su input di questa startup Enea Generand, che è concessionaria di un brevetto sulle tecnologie a membrana, lavorato sui processi soprattutto per quanto riguarda le acque di vegetazione, quindi l'estrazione dei polifenoli dalle acque di vegetazione. Nel novembre 2009 il primo esercizio dell'impianto basato su questo brevetto Enea, la Genelab gestisce l'impianto nella prima campagna olearia. Nel 2000 Genelab conduce tutta l'attività di training del personale di Fenofarm e ovviamente fa anche tutta la parte di controllo qualità dei prodotti finiti. Attualmente Fenofarm produce commercializza diversi fitocomplessi che vengono utilizzati sia per uso alimentare che per la cosmetica. In particolare il mercato è difficilissimo ovviamente, ma in particolare lo sbocco lo stare soprattutto sui prodotti da forno, perché questi polifenoli ovviamente hanno delle caratteristiche antiossidanti, antibatteriche, quindi prolunga la shelf life del prodotto. E l'altra è il contratto che abbiamo di ricerca collaborativa con Granarolo per un'innovazione di processo che sta portando a 2 nuovi prodotti. Uno è un latte delattosato, quindi in sostanza si scompone il latte, si elimina il lattosio e si ricompone, in parole molto povere, per gli intolleranti al lattosio. E l'altro è un latte senza le beta lattoglobuline per gli allergici, soprattutto i bambini allergici a queste molecole. Il terzo esempio è legato a sostegno alla domanda di innovazione per la formulazione di biofarmaci e vaccini di nuova generazione dalle piante, quindi da biofarmaci. Noi abbiamo una serra a contenimento in Casaccia più di 10 anni fa, attraverso una serie di esperienze che insomma conosciamo bene, si è scoperto che le piante producono anticorpi e quindi da lì tutto un filone di ricerca che ha portato alla produzione di vaccini. Sappiamo anche l'importanza che hanno, se pensate che il ZMAP è
grado di guarire dall'infezione del virus Ebola è un cocktail di 3 anticorpi monoclonali estratti dalla pianta di tabacco. Ecco, le imprese ovviamente che sono interessate e impegnate nella produzione di questi biofarmaci sono quelle che vedete indicate, ma ci sono anche imprese che sono interessate al settore della diagnostica con sistemi di learning che sono molto richiesti dalle imprese. E poi ci sono anche associazioni di malati. L'ultimo esempio è quello legato a questo spin-off EA che si occupa di prevalentemente di life cycle assessment, quindi una valutazione di sostenibilità ambientale, economica, sociale, non solo dei prodotti ma anche delle organizzazioni e delle tecnologie. E qui abbiamo tutta una serie di esempi, non dico loro perché appunto, mi hanno detto di chiudere in pochi minuti. Vedete insomma le esperienze fatte con Evidania, con Coop Italia, con Barilla e con altri soggetti. Chiudo dicendo semplicemente questo, cioè che la Regione Basilicata ha gli strumenti, è servita gli strumenti per sviluppare innovazione. Nell'asse 2, Società della Conoscenza, la precedente programmazione, c'è una linea di intervento, sono due linee di intervento, una è proprio legata all'acquisizione di servizi avanzati da parte di imprese singole o da associate. Qui vedete che ci sono tutta una serie di azioni di assistenza e accompagnamento all'innovazione o di tecnologico, dell'organizzativo, attivazione di mediatori tecnologici, una figura professionale fondamentale per portare avanti queste attività, nonché progetti di cooperazione tra piccole e medie imprese e istituti di ricerca, sviluppo e innovazione. L'altra misura è proprio sui programmi di attività di supporto al trasferimento tecnologico e all'innovazione produttiva. E quindi devo dire che la giornata di oggi è foriera di buoni auspici perché ci sono, c'è il contesto, c'è la regione, qui anche l'assessore Ortati che in qualche modo ha seguito questo percorso e quindi l'augurio è che tutto quello che stiamo dicendo oggi possa andare celermente in porto. Grazie.